Sono 24 i precari del comune di Caltabellotta che questa mattina hanno firmato il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'agognata stabilizzazione si è conclusa oggi nell'aula consiliare del comune montano. Era slittata di alcuni giorni per impegni della nuova amministrazione guidata da Lillo Cattano. Sempre questa mattina firma dei contratti a tempo indeterminato anche per 18 precari del comune di Siculiana. Una giornata di festa, evidenzia oggi Lorella Capellupo, responsabile enti locali della CGIL. Una grande soddisfazione per il sindacato, così come soprattutto per i lavoratori, infatti, che da più di 20 anni si trovano in una situazione di precarietà e che invece finalmente cominciano a poter programmare il loro futuro con certezza e con un contratto a tempo indeterminato, che è quel contratto che hanno atteso proprio per tutti questi anni e con grande gioia oggi possono finalmente festeggiare. Sono ormai quasi 800 precari della provincia di Agrigento che hanno potuto trasformare il loro stato da tempo determinato a tempo indeterminato e che cominciano quindi ad avere una svolta definitiva nel loro percorso di lavoratori. Sono 800 complessivamente precari già stabilizzati nei comuni di Naro, Camastra, Palma di Montechiaro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Cammarata, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi, Raffadali, Cattolica Eraclea e con la firma di oggi anche Siculiana e Caltabellotta. Mancano all'appello i comuni più grandi della provincia di Agrigento, a cominciare da Sciacca. Ci sono ancora alcuni grossi comuni della provincia, pochi in verità, però che si ritrovano ad avere qualche difficoltà con la chiusura e l'approvazione dei bilanci necessari per poter far sì che questi contratti a tempo indeterminato possano essere firmati. Siamo comunque sulla buona strada per comuni come Sciacca, come Ribera, ma attendiamo ancora l'orizzonte pure una definizione per quella che è la realtà del precario del comune di Agrigento, della provincia, ma siamo fiduciosi perché la normativa ci supporta in maniera chiara e in maniera incomputabile. Aspettiamo questa definizione di questi bilanci e finalmente sicuramente riusciremo a dare dignità anche ai precari che ancora attendono, pochi rispetto al resto, ma che ancora attendono questo contratto a tempo indeterminato.